essere in Italia. Più morti e meno infortuni sul lavoro nei primi 7 mesi dell'anno caratterizzati dal periodo del lockdown, lo dicono i dati INAIL, 719 i decessi, il 19,5% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il territorio più colpito è stato il nord-ovest, soprattutto per l'aumento in Lombardia, 89 morti in più. A pagare il prezzo più alto sono stati i medici. Solo nel periodo del lockdown totale, tra marzo e aprile, le denunce di infortunio sul posto di lavoro sono salite del 500%. A ulteriore conferma di quanto gli ospedali siano stati un veicolo di contagio. Medici e infermieri sono stati in prima linea e il loro impegno, che ha permesso di superare la fase più difficile, ha portato a un numero molto alto di vittime, ma ora il personale sanitario sembra essere stato parzialmente dimenticato. Michele Migone. Sono stati gli eroi della pandemia, ma ora sono tornati ai margini, hanno perso di nuovo quel ruolo sociale e politico che avevano conquistato nei mesi più duri della battaglia contro il Covid-19. Nonostante il numero delle vittime e dei contagiati, quasi 30.000, nonostante gli applausi dai balconi e i grazie nei discorsi ufficiali, i medici e infermieri del sistema sanitario nazionale non sono più al centro dell'agenda politica. Non che governo e regioni non abbiano varato provvedimenti per la sanità e quindi in parte anche per loro, ma se ora ci sono le risorse per un piano Marshall per la sanità, non esiste però un piano strutturale per il personale sanitario. Nonostante le assunzioni degli ultimi mesi, gli organici sono ancora ridotti, i sindacati di infermieri dicono che ne mancano quasi 60.000, le dimenticanze si sommano. Il governo ha scaricato sulle regioni l'onere del bonus da distribuire al personale impegnato contro il Covid. Risultato, ognuno è andato per la sua strada, creando situazioni di disparità per cifre che andavano da 350 a 1.800 euro. Non solo, non tutte le regioni avrebbero provveduto a dare il premio. Altra dimenticanza, secondo Fanpage non sarebbe stato ancora attivato il fondo di solidarietà per i familiari del personale sanitario vittima del Covid, mancherebbero le norme attuative, tocca ora a Palazzo Chigi. Mentre la discussione sui soldi del Recovery Fund sembra ancora molto vaga e molto ideologica, invece quella sul MES, la politica sembra essersi già scordata dell'importanza del capitale umano. Eppure è stata, purtroppo, nella sanità una delle grandi lezioni di questi mesi che avremmo dovuto imparare.